So che questi mesi sono stati terribili ed è per questo che vi ho riuniti qui oggi. La famiglia deve rimanere unita. Non lasciamo che la disgrazia ci rattristi durante queste feste. Davvero pensi di essere rieletto con discorsetti di questo genere? Papà! Alistair, la prego, porti un'altra bottiglia. E accenda le luci di Natale tornando. Subito, signore. Ci mette tanto. Dovrebbe essere qui con noi. Cosa è successo alle luci? Cos'ha questo cavo? Non starai giocando con me, vero Lucius? Cos'è successo alle luci? Cos'ha questo cavo? Non starai giocando con me, vero Lucius?
cosa è successo alle luci? Aiuto, Lucius, presto! Credo di essermi rotto la schiena! Buongiorno, senatore. Sono Wayne Preston, dell'Herald. Volevo farle qualche domanda sugli eventi di questi ultimi giorni. È una linea privata. Come ha avuto questo numero? Cose del genere non accadono tutti i giorni, signor Wagner. La gente ha il diritto di sapere cosa sta accadendo. Dipartimento di polizia di Winter Hill. Sono il senatore Charles Wagner. Mi passi il detective McGuffin. Le notizie sul caso stanno trapelando, McGuffin. La stampa comincia a perseguitarmi e questo non posso permettermelo. Capisco la sua angoscia, senatore. Questi giornalisti sono degli avvoltoi affamati di tragedie altrui. Amano le disgrazie. Ma non c'è niente da fare. È un paese libero. Ora mi stia bene a sentire, McGuffin. Potrei farla licenziare anche domani. Ci siamo capiti? Faccia quello che deve fare e tenga tutti i giornali lontani da me. Senatore, mi ascolti. Non credo che lei si trovi nella posizione di minacciare nessuno in questo momento, e me ancor meno. Pensa di essere furbo, vero? Allora cosa aspetta a risolvere il caso? Lo farò, signore, non ne dubiti. Sarà meglio, e ora vada a fare il suo lavoro. Non mi costringa a mettere in atto la mia minaccia. Detective McGuffin, che coincidenza! Come hai fatto a entrare? È lei il responsabile di questo caso, vero? Vorrei farle qualche domanda, se non le dispiace. Crede che le 5 morti siano legate tra loro? Stammi a sentire, te lo dirò una sola volta. Stai lontano da questa casa. Non voglio vedere neanche una riga nella sezione della cronaca nera, intesi? Sono stato abbastanza chiaro e ora vedi di scomparire. Via. Per la prima volta nel corso dell'indagine avevamo una sospettata, ma quel caso non doveva assolutamente risolversi così. Proprio quando stavo per arrestare Giovita, la giovane governante, questa pose fine alla sua stessa vita. L'ennesima tragedia turbò gli animi di tutta la famiglia, specie quelli di Tom Wagner, fratello del senatore. Sapete, i suoi rapporti con il personale femminile della casa erano fin troppo intimi. Perquisimmo la villa e scoprimmo la sua sala proiezioni. E quella sala si presentava come il covo di un vero pervertito.